Piangi al funerale e dopo 2 ore tutto passa, tutto è passato. Bene, salve a tutti, carissimi utenti di YouTube, da Leandro, conoscitore italiano. Ebbene, oggi voglio trattare con voi un argomento che probabilmente sarà un argomento scontato, stupido, cretino, inutile, che non ha senso e non ha valore, eppure è un argomento reale che nella maggior parte dei casi configura una visibile realtà che possiamo comprovare ogni qualvolta si verifica purtroppo un funerale. Che cosa è il funerale? Il funerale non è altro che una cerimonia funebre, una messa, dove all'interno della chiesa viene messo al centro la bara con dentro il corpo, esposta la bara, e i parenti, gli amici, le persone più care vanno a quella messa chiamata funerale andando a partecipare dunque alle relative esequie. Va bene? Ora, è un male partecipare al funerale? No, anzi è un bene, perché significa che voi tenete a quella persona là, al caro defunto, al caro estinto, cioè voi vi mettete in condizione di far del bene, o meglio ricordare quella persona che purtroppo non c'è più, che può essere un padre, una madre, un fratello, una sorella, un nonno, una nonna, un amico, un'amica, uno zio, una zia, un nonno, una nonna, un cugino, una cugina, ok? Una persona a voi cara, ok? Ora, il problema di base e di punta è che in quel momento tutti stanno male. Dopo mezz'ora, 40 minuti, tutto passa. O addirittura 2 ore. Tutto passa, tutto è finito. In quei momenti, in quell'ora, tutti piangono, stanno tutti male, si sentono tutti a pezzi, tutti quanti tristi, no? Sapete quanti funerali ho assistito nella mia vita? Tantissimi. Sempre la stessa scena. Caso palese, emblematico, vi ricordate la morte di Berlusconi? Di Silvio Berlusconi? Bene. Una gran folla, una grande quantità di persone. Dopodiché, tutto finito. Dopo circa 40 minuti, tutti a fare bisboccia, tutti a ridere, tutti a scherzare, tutti a mostrarsi contenti, giulivi, solari. Quando un giorno Leandro, che è colui che state vedendo in questo video e sono io, non ci sarà più, in quell'ora tutti a piangere staranno, no? I miei parenti, amici, persone a me care. Dopo circa 5-6 minuti, tutti a ridere, tutti a scherzare, tutti a fare bisboccia, tutti a sollevare i bicchieri in alto e a dire sui bicchieri giù i pensieri, e di Leandro nessuno si ricorderà più, se non grazie a YouTube qualcuno magari arriverà in caccia a qualche mio video a scrivere: caro Leandro, non ti dimenticherò mai, oppure caro Leandro, sei stato un grande, oppure caro Leandro, sei stato veramente un personaggio meraviglioso, straordinario e leggendario, ok? Ma di me, amici, parenti, persone a me care, dopo quelle 2 orette, tutto finisce, tutto è terminato, tutto andrà a finire di fatto, nell'oblio, nell'oblio più totale che esista. Allora, che serve piangere, disperarsi, farsi vedere cupi, tristi? Non è meglio partecipare al funerale, ma rimanere tranquillo e sereno sempre? Stare sereno, felice, raggiante, giulivo, no? Tutti a piangere. Dopo tanto il 5 è tutto finito, tutto passato. Cioè, questa è una cosa che io ritengo assurda, no? E la reputo una grande ipocrisia. Va bene? Ora non sto dicendo che sei un ipocrita o una ipocrita. Lungi da me dire una cosa del genere, però ritengo il comportamento umano un po', a mio avviso, ipocrita. Va bene? Mia opinione. Punto e a capo. Va bene? Quindi, il funerale è una presa per il culo. Punto e capo. Bene, iscrivetevi al mio canale di YouTube, Conoscitore Italiano. Non è un video lungo quello di oggi, è un video breve per dirvi che quando andate a un funerale, guardate le facce, guardate le espressioni, guardate dopo che succede. Ora qualcuno mi dirà: ma noi non possiamo essere sempre piangenti, è ovvio. Ma questo lo dico anche io. Però, la tristezza comunque, anche in quella giornata, no? Anche dopo 2 o 3 o 4, devi rimanere, in teoria, dovrebbe restare, dovrebbe permanere, non essere permanente, però
di tristezza ci deve si trattare anche in quel momento dopo. Bene, iscrivetevi, commentate, ciao dal conosciuto italiano di YouTube Italia.